Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vi mostrerò due glitch effettuabili entrambi con la stessa Ash of War. Uno vi regalerà delle rune e l'altro vi regalerà l'immortalità. Per quanto riguarda il primo, dovremo evocare una cenere di guerra composta da 5 elementi. In questo caso io sto utilizzando il germoglio di Miranda. Una volta che avremo evocato, dovremo effettuare uno swap equipaggiando nella mano destra uno scudo con la Ash of War Terra Santa e nella sinistra fare uno scambio tra Luci Katana e il teschio del celebrante. Ve lo mostro a velocità normale e successivamente a velocità ridotta. Come potete vedere, attacco con R1, premo L2, vado nella pagina dell'equipaggiamento e scambio velocemente le due armi. Così facendo, lo scudo farà la Ash of War sull'arma che sto impugnando nella mano sinistra. Come potete vedere adesso in basso, le mie rune stanno aumentando di circa 2000 al secondo. Ho testato questo glitch utilizzando la zampa di gallina e lo scarabeo d'oro, ma sembrerebbe che la differenza sia relativamente pochissima. Il totale che riusciamo a raggiungere come rune è 46.000 rune circa. Adesso vi mostro l'altro glitch, quello che vi permetterà di essere immortali. Per effettuarlo dovremo, sempre impugnando lo scudo con Terra Santa nella mano destra, scambiare Luci Katana con una tra due armi. Le due armi possono essere il coltellaccio da macellaio, come nel mio caso, oppure la stella del tramonto. Il procedimento è pressappoco lo stesso, ma come potete vedere adesso l'effetto che avremo sarà quello che l'abilità intrinseca dell'arma, cioè quella di curarci ogni volta che attacchiamo, sarà attiva finché a terra sarà attivo quel cerchio, quel disegno. Ovviamente una volta che il cerchio è svanito, ragazzi, beh, vi consiglio di scappare via se non avete oggetti di cura, perché da quel momento in poi vi ammazzeranno. Andiamo a vedere adesso tutto ciò di cui abbiamo bisogno e dove trovarlo. Per entrambi i glitch avremo bisogno della Ash of War Terra Santa, la quale crea a terra un cerchio di cura, uno scudo qualsiasi al quale sia possibile applicare la Ash of War Terra Santa e ovviamente Luci Katana, che è l'arma per eccellenza per effettuare il move swap glitch. Dove si trova Luci Katana? Come vi ho detto tante volte, si trova alle catacombe mortifere. Seguite la strada che sto facendo io a velocità aumentata. Girate la prima volta a sinistra, vi droppate giù, girate di nuovo a sinistra, per la seconda volta a sinistra e raccogliete Luci Katana. Per quanto riguarda la Ash of War invece, la trovate qui alla tomba dell'eroe di Auriza, dove troverete dei carri che correranno avanti e indietro, ma se avete il sigillo di Margit arrivate fra queste due colonne dove sarete al sicuro e utilizzate il sigillo e poi droppatevi giù. Seguite la strada che faccio io e possibilmente ammazzate tutti questi mostri perché saranno fastidiosi. In questo punto, facendo attenzione a non essere colpiti dal carro, succederà il miracolo. Ora, per quanto riguarda il primo glitch, come vi dicevo prima, abbiamo bisogno del teschio del celebrante. Si trova qui al villaggio dei mulini. Superate il primissimo mulino a sinistra della Grazia e su questo sentiero di roccia, oltre ai falchi, troverete questo cadavere che appunto ha presso il teschio del celebrante. Per il glitch delle vite, quindi degli HP, abbiamo la possibilità di venire a prendere il coltello esattamente in questo punto qui della mappa, dove un'invasione appunto ci invaderà e una volta morta ci regalerà il coltello, oppure abbiamo la possibilità di andare a prendere la stella del tramonto, che è quel martellone rosso pieno di spine. Lo trovate partendo da questa grazia esattamente dentro quel carro lì, quindi il consiglio che vi do è: correte, non attaccate i giganti perché così il carro continuerà a muoversi, saltate sul carro, aprite lo scrigno e fottetevi la stella del tramonto. Ora che avete tutto il necessario per effettuare il glitch, beh, io vi lascio distruggere completamente il gioco. Per questo video è tutto, noi ci rivediamo alla prossima, ciao!